grande cimento internazionale prima di questi campionati del mondo. Era caduto, era uscito dai materassi, non ha recuperato. È il campione del mondo in carica, del resto. Vince Giuseppe Gibilisco, lo vediamo qui. Molto alto. 5.40 per Gibilisco, prima prova, la qualificazione 5.75. Dicevamo dell'asta Brad Walker, l'americano campione del mondo a Osaka due anni fa. 5.86 la misura vincente, davanti a francese Romain Menil, la stessa misura di 5.86. E terza, medaglia di bronzo, il tedesco Danny Ecker, 5.81. Questa dell'asta, una specialità che ha premiato molte volte proprio l'Ucraina con tre titoli, poi a pari livello gli americani una volta. Lisa ha ottenuto il limite personale stagionale di 1.58.81. Intanto abbiamo Giuseppe Gibilisco al primo tentativo a 5.55. Quota tosta, come si comincia a fare sul serio, davvero. È il suo secondo salto, prima ha fatto 5.40 molto bene. Un po' di fortuna che ci vuole, e c'è, 5.55 al primo tentativo. Non un bel salto dal punto di vista e estetico e tecnico, ma l'asticella non lo ha beffato ed è particolare di grande importanza. Di esperienza. Non rapidissimo alla fase di svincolo, ma anche perché non era salito in piena verticalizzazione. Qui la fortuna ha dato una mano, ecco, c'è stato anche il giro dell'asticella, visto per la... Quindi ha cambiato faccia il supportino che tiene l'asticella sui ritti dopo la grande prestazione al Golden Gala, e però sbagliò in qualificazione e niente finale per lui, e la finale fu sua, Giuseppe Gibilisco. Sembra passata però un'eternità. Vediamo se si riaccende la grande condizione di Giuseppe. Non male questo tentativo, non male. Sembrava più veloce questa rincorsa, non è male. Ovviamente... Un errore a 5.65 per il siciliano di Siracusa. Deve mantenere concentrazione, condizione, e anche qui l'impulso per andare su c'è, non c'è altrettanto l'impulso per avanzare, quindi andare anche di quel tantinello oltre l'asticella. Entrando più veloce diventa tutto più difficile, soprattutto là in alto, nelle diverse fasi, nelle diverse sfaccettature dell'azione. Tanto Giampiero De Luise, di Giuseppe Gibilisco sì. Allora, i primi tre sono... Mamma mia, quello che la fortuna ti dà poi ti toglie, Giuseppe Gibilisco. Secondo errore davvero di misura. È ancora in fase discendente. E stavolta non si può abusare della fortuna, mentre se la pedana a fianco l'inglese Lewis fa 5.65. 5.65 alla terza, dai, ancora, nel senso che non è ancora tra i fuori dai primi 12, vediamo quanti sono ad aver fatto, 10 hanno fatto i 5.65, e quindi al momento Victor Cistiakov, Russia, Daichi Savano, Giappone, Kevin Rans, Belgio, Giuseppe Gibilisco, Italia, e Derek Miles, americano, sono ancora nei 12, si arriva fino a 15, certo, fare al terzo tentativo 5.65 è presumibile possibile che dia la qualificazione, e vedremo se Giuseppe ce la farà. Rimaniamo un attimo su di lui e poi faremo fare ancora un'analisi a Francesco Panetta dell'analisi lucida, mi è parso, di Lucas Riffeser, che dice sì, è facile dopo dire, ma dai 4 ai 500 forse dovrà tenere un po' più sostenuto il ritmo. E si è vista proprio quella fatica con le immagini della personalizzazione di Rai Sport, che dicevano tutto. Cos'è un 800? È vero. No, tutto dopo, tutte le considerazioni dopo. Giuseppe Gibilisco a 5.65, terza prova. E andiamo! Da applausi. Può esserci quasi. Sono in 8 ad aver, anzi in 11 ad aver saltato i... Vediamo lui in che posizione è. È settimo però, quindi meglio, perché gli errori fatti dagli altri nelle quote precedenti. Quindi è in settima posizione, molto vicino alla qualificazione. Bene così. Bene, quest'anno è arrivato a 5.70. Tra l'altro, bene anche una cosa.
dal punto di vista tecnico, che ognuno dei tre salti a 5,65, anche i due sbagliati di pochissimo, c'è un'evoluzione, ha messo qualcosa dal punto di vista tecnico. Sbagliato qualcosa nella prima, qualcosa nella seconda, ma qualcosa meno, qui è andato anche abbastanza alto. Diciamo che ogni volta ha saputo correggersi, comprendere e capire qual era l'errore, e atleta di grande esperienza. Con Giuseppe Gibilisco soddisfatto, e noi soddisfatti e contenti di rivederti in questa finale importante, Giuseppe. Sì, dai, una finale importante, peccato che dopo Colbus ho tirato un po' in quella gara lì, infatti oggi al primo salto a 65 ho sentito un po' il bicipite femorale sinistro e mi si contraeva, però adesso vado sotto mano di Fata, il nostro fisioterapista, e vediamo di metterlo a posto. Dai, e vediamo un po', ho dovuto fare qualche salto in più perché sai, sono alzato alle 6 al mattino, è un po' difficile carburare, salto con l'asta al mattino fa un po' fatica, però va bene, sabato vediamo di buttarci dentro. Eccolo lì, in questa finale spariamo la seconda cartuccia, vediamo un po'. Sono stati, hai fatto dei salti molto, quelli che sono venuti, quelli positivi sono stati molto convincenti. Uno diciamo un po' fortunoso, che era il 5,55, abbiamo temuto. Sono avanzato poco e non ho spostato la rincorsa indietro perché appunto c'avevo questo bicipite che mi dava un po' fastidio. E quindi ho voluto lasciare la rincorsa lì e sono arrivato un po' sotto, infatti sono andato sulla fase di valicamento, sono andato alto e poi l'ho ritoccata un po' giù. Secondo te questo dolorino è arginabile con una fisioterapia? Ah sì, penso di sì, spero di sì. Comunque sia, io sabato sto in finale, fin quando non mi stucco io cerco di saltare, poi se mi rompo che devo fare? È bello vederti di nuovo così qui insieme appunto ad alcuni degli avversari di sempre, qualcuno non c'è, insomma come la stai vivendo tu, Giuseppe? Ma guarda, io adesso grazie a Patapovic sono ritornato ad allenarmi, l'anno scorso mi sono presentato all'Olimpiade purtroppo senza allenamento, senza un allenatore. Io dico in tutte le discipline, in particolar modo nel salto con l'asta, se non c'è un allenatore non va da nessuna parte. Poi senza allenamento, sai, mi sono inventato quell'acrobazia in qualificazione e poi la finale non c'avevo più nulla perché avevo speso tutto. Adesso ancora c'ho qualcosa da sparare, speriamo bene in finale. E ti dico, adesso ho ritrovato una tranquillità, entusiasmo, ci metto voglia quando mi alleno. Prima al mattino non mi volevo alzare, non auguro a nessuno quello che ho passato io. Forse è una fortuna che l'abbia passato io perché sono una persona di carattere forte e sono riuscito a uscire dal tunnel, sai? Non è facile, però sono qua, sono fiducioso e sabato speriamo bene. Se mi permetti, è tanto tempo, credo, non solo io, che non ti vedevo con questa espressione, indossare questa espressione convinta, gioiosa. Sì, ti dico, grazie a Patapovic che da questo novembre mi sta seguendo, stiamo ritrovando delle belle sensazioni, sto ritrovando una buona sicurezza in allenamento, un po' meno in gara, però adesso che metto su un po' di gare penso che la sicurezza anche lì torni ad alto livello e mi potrò confrontare al 100% con i più forti al mondo. Di noi ogni tanto, ecco, anche in telecronaca abbiamo ricordato Parigi è stata una cosa meravigliosa, la tua vittoria. Nei momenti brutti ci hai pensato ogni tanto? Guarda, se devo essere sincero, ci ho pensato e molte volte quando stavo in quel tunnel buio, in quella camera scura e non riuscivo a trovare l'uscita, dicevo perché ho vinto questo mondiale lì a Parigi, potevo prendere l'asticella e buttarla a terra e sicuro non mi succedeva nulla. Poi ripensandoci meglio ho detto vabbè, comunque sì, ho scritto un po' di storia dell'atletica e anche se la mia carriera fosse finita lì avevo dato qualcosa all'atletica, invece la mia testardaggine mi ha portato a essere ancora qua a divertirmi e a metterci entusiasmo in questa disciplina. Grazie Giuseppe, a presto. Ciao, a sabato.